Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video. Chicriccio, come state? Spero bene. Niente, allora, questo video Chicriccio è un po' per parlare un po' con voi, perché soprattutto sono stata un po' assente in questi giorni. Allora, ribadisco che prima non ho fatto questo, anzi, ho registrato questo video, ma lo sto riregistrando perché ovviamente è venuto troppo lungo, e troppo lungo non va bene perché tanto so che non me lo guardate. Allora, ho sentito un commento di uno che diceva che aveva gli Swatch di, come dire, di una, come si dice, della Terra Bronzer, di Essence. Io ve lo vorrei fare, però allo stesso tempo voglio chiarire che non farò video tutorial perché non sono granché con i video tutorial, cioè posso truccarmi ma non spiegare in inglese perché in inglese sono una frana, quindi anche no, non so ne parlare nemmeno, però posso farlo in italiano e sperando nella buona sorte che mi capiate. Non so come si può dire, però sperando di sì. Siate clementi se farò un video tutorial in questi giorni col caldo che fa afoso, si salvi chi può, che Dio ci assista. Sì, farò un video tutorial, non lo so quando, non so se riuscirò, però lo voglio fare un video tutorial. Bronzer, adesso andiamo dunque, faccio vedere il bronzer e poi ci vediamo dopo, ok? A Allora, dopo. Eccomi qua, questo è il bronzer come volevo farvi vedere da prima. Da quando l'ho acquistato a Sapone Profumi, questo è il bronzer e niente, eccolo qua. Lo apro se mi riesce, sì, eccolo qua. Mi sa di cocco, non so perché, ma ho questo presentimento che sia di cocco, che abbia sa di cocco, che sappia, vedete? Sì, non lo potete usare perché peccato non c'è un tasto on off per sentire gli odori, però ho la sensazione di sentirci cocco, non so perché. Comunque, vado dunque, vi faccio vedere un po', come dire, la swatch. Non si vedrà anche, però vabbè, niente. Non so, apri la finestra o cosa? Apro la finestra, che dite? Sì, aspettate un secondo. Si vedrà così, non credo, però io ci provo, dai. Ecco qua, vedete? Ecco, questa è la swatch che ho fatto su questo dito. Ne metto un altro po'. Sì. Raga, questo è lo swatch. Vi chiedo perdono, ma è l'unico swatch che riesco a fare. Vabbè. E niente. Questo è un color 01. Prima colorazione naturale. Sul naturale, vedete? Colorazione 1. Però, raga, ce n'erano altre, ma l'unica disponibile che è l'unica. Bugia, perché non è vero, ce ne sono altre, ma erano troppo scure e ho voluto per forza prendere questa che era più chiara, e io questa mi sono fatta andare bene. La prossima la comprerò, chissà quando sarà, la comprerò un altro momento, non adesso. Quindi niente, ragazze, cosa dire? Io adesso vi faccio vedere un outfit, anche se non è per alcuna persona, ma un altro momento farò anche vedere che cosa mi skincare, che cosa mi curo la persona, skincarizzo, insomma, si dice, però ci siamo capiti. E vi faccio vedere il mio outfit un attimo solo. Allora, questo è il mio vestitino, come potete ben vedere. E niente, sì, lo so, la testa è tagliata, ma pazienza. Tanto dovete vedere per il momento solo il mio vestitino, che a me piace, ma non dà niente da fare. Sarà di gioia, però mi piace. È fresco, è per stare in casa, non lo esco di casa perché l'ho comprato esclusivamente non per stare, per uscirlo fuori, ma per uscire fuori, ma esattamente per lo scopo di pulire casa e anche di fare qualche video in diretta con voi, tutto lì, punto. Da lì non si sfugge, almeno spero di non volerlo uscire di casa, se mai sia, mai dire mai. Solo per andare a prendere il pane, per fare la spesa no, ma almeno il pane sì, cioccolatino, caramellina, cose così, ma per fare la spesa no, spero di no. Nine. A dopo, dai. E rieccomi, ragazzi. Allora, dunque,
mi sembra, avete visto, in una posizione migliore di questa, ma vabbè, senza perderci troppo in chiacchiere, allora vi rifaccio vedere, ricapitolando, questa è la terra, il bronzer, oddio quanto è super flashato, però vabbè, e ve lo riapro e ve lo faccio rivedere, vedete quanto è chiaro, è chiarissimo, ciao. E niente, poi questo qua lo devo ancora terminare, vedete quanto ne ho da terminare, sì, non so, non si capirà mai, ma questa è tutta la mia bronzer tutto sbriciolato, perché un giorno me l'ho ben che dimenticato fuori dalla custodia, fuori dalla pochette, la pochette si trova qui, come potete ben vedere, voi o non voi l'ho dimenticato, quindi mi è caduto per terra e niente. Bene ragazzi, questo era tutto, e adesso io vi chiedo perdono, ma per modo di dire che ci salutiamo. Se questo video vi è piaciuto, like di supporto, un bel commentino qua sotto, e a presto, ciao.